Ciao ragazze, buongiorno, come state? Innanzitutto buona Pasqua perché oggi è Pasqua. Io mi sono vestita per sentirmi un po' più viva, tra virgolette, perché veramente, cioè, stare in tuta e in pigiama tutti i giorni mi sta facendo diventare pazza. Allora ho detto almeno oggi che è Pasqua, ho voluto un attimo vestirmi. Come vedete, non sono truccata e infatti volevo truccarmi insieme a voi. Ho la canottiera, come potete vedere, perché io sono freddolosa, quindi non riesco a stare con la pancia fuori. In questo periodo per me sembra che faccia caldo, ma in realtà se mi scopro un attimo poi è finita perché mi ammalo subito, quindi è meglio mettere la canotta della salute, quindi top. Ovviamente, ragazze, staremo a casa, starò a casa, però a me non me ne frega niente e io mi trucco. Ho già fatto la mia skincare, la pelle del viso è idratata. Adesso inizio applicando il fondotinta. In questo periodo io sto utilizzando questo qua della L'Oréal ed è ad altissima coprenza perché a me piacciono i fondotinta belli belli coprenti, non ho tantissime imperfezioni, però è una cosa che piace a me, quindi avere base coprente a me piace tantissimo, quindi uso questa tipologia di fondotinta. Lo vado ad applicare direttamente, vedete, sul viso, pochissimo perché è veramente veramente coprente, perché mi dà l'impressione di sprecare meno prodotto. E poi inizio a sfumarlo per bene. Lo stendo con la spugnetta, io mi trovo bene così. Ci sono dei periodi in cui utilizzo il pennello, periodi in cui invece mi trovo molto molto bene con la spugnetta. Questa qui è una spugnetta di Sephora, che dovrò riacquistare perché ormai secondo me è ora di cambiarla. La cambio molto spesso. Sono solita anche a lavarla spesso, però quando comunque si usano questi fondotinta molto molto coprenti, anche la spugnetta secondo me tende a impregnarsi molto più di prodotto. Passo al correttore, che è sempre della stessa linea, quindi della L'Oréal. E questo qua devo dire che fa benissimo il suo lavoro perché anche lui è molto molto coprente. Sta finendo anche il correttore, quindi sto rimanendo a secco di prodotti. Vado a creare questo triangolo. E poi vado a sfumare. Vedete che alle mie spalle c'è qualcosa di diverso? Perché ho cambiato la disposizione dei mobili qui in sala. Poi vi faccio una ripresa generale e vi faccio vedere che cosa mi è venuto in mente, perché volevo proprio ricrearmi un angoletto relax, perché prima ce l'avevo in un angolo e il divano invece ce lo avevo qui in questa parete dietro alle mie spalle, e ogni volta che guardavamo la TV eravamo praticamente girati con il collo verso sinistra, quindi stava diventando pesante. Poi soprattutto in questi giorni che siamo a casa, quindi siamo spesso sul divano, mi sono resa conto di questa cosa. Sono i vicini, ragazzi.
perché ho la finestra aperta, quindi se sentite dei rumori strani provengono da fuori. Ho detto no, io devo studiare una soluzione per mettere questo divano in un altro modo. La stanza è piccolissima, quindi veramente bisogna studiare bene le cose, perché secondo me il fatto che la casa è piccola non significa che uno non deve organizzarla al meglio. Bisogna anche saper sfruttare gli spazi. Secondo me, se si dispongono i mobili in modo funzionale, oppure ci si aiuta magari con delle mensole, con degli armadietti, anche in una casa piccolissima si può stare bene. Ho fatto tutti questi spostamenti qua e sono molto soddisfatta. La TV è troppo vicino al divano, dopo vi farò vedere, però non me ne importa. Adesso utilizzo la cipria trasparente, che è questa qua della Essence. Io la amo questa cipria. Dopo la cipria trasparente vado a mettere la terra. Mi sembra che ho una macchia qui. Ok, adesso direi che va meglio. Ne metto un po' anche qui sulla fronte, ma proprio poco, e qui. Passiamo alle sopracciglia, le vado a pettinare un pochino. Siccome ho finito la matita per le sopracciglia, mi sono ingegnata nel farle con l'ombretto. Quindi prendo un pennellino dalla punta molto molto sottile, tipo questo, e con l'ombretto nero le vado a riempire. Non vado a creare una forma diversa dalla mia, ma le vado appunto a delineare tutte. Questo è il risultato delle sopracciglia molto naturali. Ho semplicemente utilizzato un pennello sottile e un ombretto nero. Matita occhi. Non mi va di mettere l'eyeliner, quindi metto la matita e vado a usare questa qua della Essence, che è quella con la punta estraibile. Poi vado a sfumarla con un pennellino fatto in questo modo. Questo è il trucco che io faccio praticamente tutti i giorni, per andare al lavoro, per uscire. Io mi trovo molto bene così. Non metto l'ombretto spesso, lo metto solo proprio quando ne ho voglia, oppure se devo andare magari ad una cena, ad un evento in particolare, allora metto l'ombretto, però per tutti i giorni questo è il make-up che faccio.
quanto riguarda la rima inferiore dell'occhio invece vado semplicemente ad applicare un ombretto marrone con un pennellino così piatto. Un pennello da sfumatura e vado a sfumare un pochino il prodotto. Adesso passo al mascara. Il mascara che sto utilizzando è questo qua della Essence, che è il Lash Princess ed è quello verde. Per me è un mascara top. Adesso sta finendo, quindi ha perso un po' il suo però comunque è un mascara veramente consigliato. È un mascara che vi consiglio di provare. Poi più ne mettete e più l'effetto è wow. Io adesso ne sto mettendo poco e poi il prodotto è anche finito. Però comunque vedete che bello il risultato. Direi che il make-up è finito. Sulle labbra ho messo del burro cacao, non vado a mettere nient'altro. E per quanto riguarda il make-up... Ah no, aspettate, il blush... Blush sempre di Essence, questo qui, questo è il numero 10. Non metto illuminanti e altro perché comunque è già tanto questo, visto che comunque siamo a casa. Quindi questo è il make-up che più o meno io faccio tutti i giorni nella vita normale. Dove vai? Cody? Ciao, cosa stai cercando? C'è una bellissima giornata oggi, infatti sono molto contenta che il tempo è dalla nostra parte. E voi come la state passando questa giornata? Io mi sono già impigiamata perché sono più comoda. Adesso vediamo un po' se fare qualcosa di leggero per cena. Io con questo chiudo qui il video. Vi mando un bacio come sempre, vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze!